uno che o scendeva o saliva, non si sa, io l'ho visto con una gamba di fuori nella terrazza. Ho detto ehi, però dopo se è sceso, se è entrato in casa, che in casa c'era qualcun altro a aspettarlo, senz'altro erano in due, perché uno solo era impossibile. E si è sentito che trapanava, no, che usano per cosa. Sono entrati all'interno di un appartamento non curanti né del sistema d'allarme né tantomeno della presenza dei vicini. Ancora un colpo messo a segno ad Arezzo. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 18 di mercoledì pomeriggio. Prima si sono arrampicati sino a raggiungere il primo piano di una palazzina, poi hanno forzato un finestrone ed infine si sono diretti verso la cassaforte. I banditi sono riusciti ad aprirla portando via circa 400 euro ed alcuni preziosi. L'allarme è suonato tanto, diverse volte. E poi si è sentito, io che adoprano per segare, non lo so, la fiamma sidrica, io quel che adoprano. Poi la fuga senza lasciar tracce. A lanciare l'allarme alcuni vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia di Stato che sta conducendo le indagini. Con la paura e basta, mi sono affacciata. Ecco, ora come si vive infatti? Male, 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 non credevo. Entrano da tutte le parti, entrano. I ladri, per poter agire indisturbatamente, hanno anche provato a disinstallare il sistema d'allarme. Perché gli hanno staccato.